E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo bellissimo video. Forse il bug che si tira sulla visuale, forse no, non lo fa più. Comunque, oggi vi voglio, se no è un problema, oggi vi voglio spiegare, no lo fa ancora, vabbè, oggi vi voglio spiegare come tirare sulla visuale e fare il mio stesso bug, no, come fare il metodo più veloce per fare il titanio. Dato che era da un po' che non giocavo a Subnautica, io non, mi ero dimenticato che non devi semplicemente andare di qua e dire vediamo se ho del titanio, no, allora vado a cercare in altri posti. No, non serve, basta che voi andate in giro e cercate dei rottami, ok? Dopo aver cercato un bel po' di rottami, come notate, dopo di averne cercato un bel po', vi spiego. Non mettete in pausa il video perché non serve. Allora, era meglio se lo dicevo all'inizio. Vabbè. Allora, radiofaro 1, andiamo a prenderlo. E spero che sto bug si sistemi, perché lo fa anche con Ark. Mi sa che sia un problema della PlayStation. Guarda caso la 5 non lo fa. Tranquilli, prima o poi sistemerò la 5 e farò video di nuovo anche là. Lasciamo il Simot. Entriamo nella base. Allora, se andate su fabbricatore dopo aver preso i rottami, ci sono risorse, materiali, basi, basici, vabbè, capito, no? E titanio per 4 rottami. Ed eccolo qui. Detto fatto, ecco qui, avete ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 di titanio. Visto, questo è il metodo più veloce e facile per fare il titanio. Quindi che c'è, per caso non vi basta un simot? Vabbè, sta dell'altro lato. Per caso ne volete ancora uno? Niente problema, vi basterà fare così e adesso me ne vado a craftare un altro. Difatti lo farò davvero, perché uno non mi basta, magari per andare in profondità. Però questo è il nostro simot originale. Quindi cerco la piattaforma per veicoli, ecco qui. Lascio il simot qui e vediamo quanto serviva per un simot. Come notate, veicoli simot, lingotto di titanio, cella di energia, vetro, lubrificante e piombo. Quindi hop, e lo andiamo a prendere. Quindi piombo, zoomer full, vabbè, più tardi. Quindi mi servirà 10 di titanio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Lingotto di titanio. Per titanio per 10. Poi, naturalmente si può fare... sì, qui il vetro, ma lasciamo stare. Mi sa che il... piombo non si può fare, ma forse io ne ho uno, un po', vabbè, un sacco. Ne avevo già del vetro, tranne che non mi ricordo quanto me ne serviva, forse solo uno. Quindi, dopo aver fatto ciò, giusto, mi serve ancora, vediamo che cosa altro mi serve. Allora, dovrei avere quasi tutto. Mi manca la cella di energia, uno di vetro e un lubrificante. La cella di energia la potete anche prendere scarica, credo. Tanto credo che si caricherà in automatico. Se non è così, la dovrete caricare. Quindi, oggetti, cella di energia, scarica. Ecco, la prendo. Poi del lubrificante. Deposito di sé. Lubrificante. Eccolo. Devo averlo preso. Funghi acidi non è. Bisogna uscire. Ok.
Quindi bisogna uscire, andare alla ricerca di quarzo, che forse potrebbe starne, ce n'è un po' qua. Oh, dei funghi acidi, però magari no. Guarda che posso guardare con lo scanner. Quel pesce è un nuovo pesce. No, non posso guardarlo. Ma forse sì. Ho visto che stava scannerizzando qualcosa. Beh, raccogliamo il quarzo. Forse l'ho già raccolto. Già, l'ho già raccolto. Quarzo, se non ricordo male, ne servivano due. Ma che cosa è che mi è passato? Col pesce posso scannerizzare? No. Beh, vabbè. L'ho preso prima che potessero magari ucciderlo e sono entrato da una parte e sono uscito dall'altra, ovviamente. Sembra il cellulare di mia madre che quando è un po' scarico dice attenzione, 30 secondi rimanenti. Ora? Dato che sono qua e sono pigro di andare verso la mia base, lo farò qui. Vediamo il vetro. Già, me ne serviva tu. Può essere che qua ne avevo lasciato un po'. Sì, proprio. Manco uno. Usciamo dalla capsula. Può essere che uno l'ho lasciato nel mio zainetto che stava di qua. Intanto pesci che fanno salti incredibili. Vabbè. Lo sott'acqua magari lo trovo meglio. Dov'è? Eccolo la casa. Rottami. Manco per niente. Perfetto. Ecco, qua c'è un rottame. Il rottame 1840.000 di titanio. Cibo, acqua filtrata. Glu 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 glu. Sì, ho appena notato che il kit non è proprio allineato perfettamente, però. Cosa c'è scritto? Se mi chiedete perché c'è questo, è perché sennò si distrugge tutto. Già, non so come mai, ma. Perché c'è, a quanto pare. Oddio, ma c'è ancora questo! Guarda quanti erano sacchi che mi aveva preso! E non l'ho mai saputo. Mi sono dimenticato di questo. È molto comodo. Sbriscione. Prima ho visto uno di loro saltare. Un boomerang. Ah, di nuovo. Ma quanto sete c'ha sto qui? Ah, sì, è un maschio qui. Invece un Bleo Zero è una femmina. Comunque, una volta ho trovato una grotta in cui avevo preso quarzo e poi sono uscito dal gioco. Bravo Andrea! Ok! Grazie! No, davvero grazie! In più ho quest'uovo
Au! Chi è? Chi sei? Dove? Perché? Quando? Non sangue sua. Cosa? Dove? Quando? Perché? Per come? Per quando? Perché? Per come? Per quando? Perché? Sto uovo mi sa di sapere di chi è. Sì, è degli squali di sabbia. E non so che ci facevano in una grotta. Se li ha portati qualcuno. 30 secondi di ossigeno. Rimanenti con 30 di ossigeno. Ma certo, gioco. Prima o poi sistemerò il Simot. Lo Shemot. Comunque, andiamo qua. Acqua. Acqua di sicuro, perché se no muore di sete. Sto qui. Cibo. Sbriscione cotto. Boomerang cotto. Così non mi dà fastidio che poi ho fame. Sbriscione. Sbriscione. Sbriscio. Ecco. E poi vetro. Ah! Ape! No! Vetro! Pensavo che me la prendesse tipo in automatico. Pensavo che il gioco fosse talmente tanto stupido da farlo. Comunque, il nuovo Simot è pronto. Il primo mi ricorderò, credo. Allora, il primo lo lascerò tipo davanti lì, quindi me lo ricorderò. Eccolo, il secondo Simot. Guardate il secondo Simot. Oh! E spero che in tutto questo abbia registrato, se no ho speso 30 ore della mia vita. Comunque, e questo è il nostro secondo Simot. Quindi ragazzi, dai, lo sapevo. Salvo e ci vediamo alla prossima. Esatto. Quindi ciao, ciao, ragazzi, Andrea T.